Festeggiamo e rendiamo onore a tutti voi, cari invitati, e siete qui giunti. È in corso un grande torneo in cui finalmente si deciderà chi sposerà la mia figlia più grande. Siamo qui oggi giunti per celebrare le nozze di Lady Marion e Sir Dagon, un lieto evento nella casa del Signore. Al paganesimo e alle false credenze esposiamo l'unica vera religione, l'unico vero Dio onnipotente. Non sciolga l'uomo ciò che Dio ha unito. Non ti accorgere di alzare le mani sugli scozzesi, sai?
questa è l'idea. La distruzione tra poco si abbatterà su di noi. Voi dovete vivere. Odi i sassoni che hanno ucciso mio padre! Gli stessi che hanno visto morire mogli, figlie. Sono gli stessi che avete ucciso voi con la vostra spada. Tutti voi! Io? Quindi saremo diversi. Avevo 8 anni! Quando i sassoni ci hanno invaso! Non ve ne rendete conto? Gli avete perso tutte le persone che vi seguivano, che vi ammiravano! Lui! Io! Vostra moglie! Per questa donna! Lontano! La tua anima! Tenetelo lontano! Tenetelo lontano da me! Io mi assumo tutte le mie responsabilità! Dovrai pagare per quello che hai fatto! E io pagherò, ci affronterò il giudizio di Dio! Ho già chiesto il suo perdono! No, non c'è bisogno del giudizio di Dio! Non hai nessuno d'ora! Il giudizio è stato emesso! Hai agito per avidità, per un pugno di terra, per un titolo! Io non posso perdonare tutto! Allontanatevi, serpente! Ancora più potente! Serpente, giusto, allontanatevi! Dai, dai! Occhio per occhio! Chiedo di cercare questa spada. Vi chiedo di portarla qui perché sia sciolto il maleficio che lega. Che lega Serdavole, che lega queste streghe, perché le streghe siano scacciate una volta per tutte. Siete in tre! E siete potenti! Muovetevi! Figlie mie, è ora! Per la magia della vita e della morte! Gli spiriti! Che il tuo corpo cada senza vita e che la tua anima sia per sempre! E che tu muoia! Muori! Devi morire ora! Potere! Muori! La vostra magia! La vostra magia non è stessa! In ginocchio dunque, un'ultima volta. Lunga vita. Fermati. Dio. È un segno. È un segno. È un segno. Avete perso la corona. Questo regno non durerà. No. Dovete sfruttare! Dobbiamo scappare subito! Subito! Fate largo! La spada è nella roccia! Ebbene, io reco in mano la spada Excalibur. Sì, è stato. Munderà queste terre dal caos che tu vuoi portare. Sarà la spada a decidere se lui vuole liberarsi o meno di quella magia. Che gli venga inferto un colpo e che sia la spada a giudicare il corpo del cavaliere. Sarà il suo cuore a decidere e la spada! Perché lui è caduto. Il cavaliere d'argento è stato chiamato a brandirla in questo campo, ma come e quanto è stato duro il suo voto. Ho già strappato la vita di quello che era un fratello, un compagno. Ascoltate Merlino, questa spada
Largo Merlino. Questa spada nessuno ne è degno. Sono un re. Un vero re. Puoi impugnarla. Quindi ora io la restituisco alla roccia. Che cosa ricevete? Solamente dolore, vergogna da un uomo che non mi ha mai amato, solo disprezzata e violentata, e fatto del male a mia sorella e alla mia nutrice Shalom. Ho preso questa armatura d'oro, il nome di un cavaliere inesistente, di Ser Gerard di Valdoc, per evitare che tutto questo accada. Onore! Onore al cavaliere d'oro! Colui che estrarrà questa spada dalla roccia sarà di diritto re d'Inghilterra. Ma il tempo passò, di goccia in goccia, e alla morte del buon re venne la guerra. I cavalier tentarono la sorte, provando a sfilar la salda lama, ma trovarono in ver crudele morte, poiché di poter fu solo Brahma. Un solo prodigio infin poté salvare il regno da lotta e distruzione. Colui che la spada poté levare, riuscendo a ergersi campione. Di una tavola dei cavalieri giusti e audaci si tramanda la leggenda e la memoria, e di un re dai coraggiosi seguaci. Ma questa è un'altra storia.